Tramite un post apparso all'improvviso sul PlayStation Blog, Sony ha iniziato finalmente a scoprire le carte in gioco. Sebbene non si sappia ancora nulla sul design definitivo di PlayStation 5, l'azienda giapponese ha mostrato qualcosa di concreto a riguardo della sua console. Il DualSense, il nuovo controller, che andrà a sostituire lo storico DualShock. Prima di scoprire le novità di questa periferica e se queste possono dirci qualcosa in più di PS5, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati su Sony, PlayStation e il futuro dei videogiochi. Il primo impatto visivo con DualSense è sicuramente straniante. Il controller infatti presenta numerosi punti in comune con i suoi predecessori, in particolare con il DualShock 4, ma allo stesso tempo introduce differenze significative. Il design, prima di tutto. Se il layout dei tasti rimane invariato, a cambiare radicalmente sono le forme della scocca, molto più arrotondate e dal look futuristico, quasi a simboleggiare il salto in avanti effettuato con questa nuova periferica. Sony ha presentato con orgoglio questo first look al design finale, sottolineando come sia stato il frutto di numerosi studi su render e mock-up. Il risultato è un controller familiare che migliora nettamente l'ergonomia grazie a un peso ridotto, anche se non si sa di quanto, e un'impugnatura ridisegnata. Rimangono i due stick analogici in asse, i quattro tasti frontali e il D-pad, insieme al touchpad che questa volta è molto più spazioso, tanto da integrare al suo interno la sensor bar, che non si trova più posizionata tra i tasti dorsali. La zona frontale del pad viene quindi illuminata dall'iconico blu di PlayStation, e a farli da contorno sono i due tasti già visti sul DualShock 4, Options e Share. Quest'ultimo però verrà rinominato in Create, a sottolineare un'utilità molto più vasta che non si limita alla semplice condivisione di momenti di gioco. A catturare l'attenzione però è la colorazione del pad, che abbandona il Total Black in favore di un bianco su nero che, chissà, proprio come le forme arrotondate, potrebbe darci preziosi indizi su PS5 e la sua forma. Tra le nuove feature, di cui in realtà si rumoreggiava ormai da tempo, possiamo annoverare la presenza del feedback aptico, ovvero il rumble di nuova generazione, preciso e vario nelle sue vibrazioni, e la presenza della resistenza adattiva sui grilletti dorsali, ora posizionati con un'inclinazione leggermente diversa, che saranno quindi in grado di modificare il loro peso in base alla situazione in cui si troverà il giocatore, simulando così il cambio di terreno durante un gioco di guida o il passaggio di arma in un FPS. E per finire, sarà integrato all'interno del DualSense un microfono, che consentirà ai giocatori di utilizzare la chat vocale anche senza un headset esterno. La batteria ricaricabile rimane integrata all'interno della scocca, mentre analizzando le foto si può notare la presenza di un jack di tipo USB-C per la ricarica. A chiudere il post, le parole di Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, non possono che rassicurare i fan del marchio PlayStation. Il DualSense è solo la punta dell'iceberg, il degno controller di una console che rivoluzionerà ancora una volta il mercato videoludico. Una next gen che, nonostante tutto, pare essere confermata per le vacanze natalizie di questo 2020. Insomma, poracci, siamo entrati nel vivo del passaggio generazionale e nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. Quindi, prima di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa piccola rivoluzione in casa Sony, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, col DualSense in mano, ciao!